pendenze di questa amministrazione. È paradossale che da ieri queste inadempienze vengono così fortemente messe e sbandierate tramite un comunicato stampa da un loro partitista, da chi fino a qualche giorno fa sosteneva con forza l'azione politica del Movimento 5 Stelle, che ha avuto una maggioranza schiacciante in città, circa il 74% dei voti. Quindi a denunciare queste mancate promesse, non siamo noi, di fatto un loro ex, a questo punto consigliere, ha evidenziato tutto quello che nel corso di quest'anno noi nelle precedenti conferenze abbiamo espresso. Lui di fatto ha posto la parola fine a quelle che potevano essere delle accuse false e, come venivano più volte, sono state indicate illazioni tendenziose fatte dall'opposizione. Di fatto questa fuoriuscita, come dire, certifica quelle che le denunce che in questo anno noi abbiamo esposto sin qui. Riteniamo che l'accaduto, cioè la fuoriuscita di un esponente così importante, non tanto per lo spessore nel senso politico che rappresenta il solo individuo, ma in un momento dove questa amministrazione, diciamo, vantava una solidità politica in di fatto, oltre alle fuoriuscite che ci sono state in quest'ultimo anno, vedi quella del Presidente del Consiglio, vedi quella degli esponenti che è stato il più votato in città, mi riferisco al vice sindaco, la fuoriuscita, la crepa che si è insediata all'interno del gruppo consigliare, che fino a qualche giorno fa sembrava un gruppo consigliare solido, è molto rilevante. Di fatto dichiara e certifica il fallimento politico di questa amministrazione. Un'amministrazione allo sbando, un'amministrazione che non ha saputo progettare per questa città, un'amministrazione che, a detta anche dei suoi stessi sostenitori, ha tradito quelli che erano gli impegni presi in campagna elettorale. Troppi gli episodi che ne certificano il fallimento, troppi gli episodi che ne certificano l'arroganza. Noi riteniamo che da questo fallimento si debba ripartire. Abbiamo un'idea diversa di amministrazione della città, abbiamo un'idea diversa della città che successivamente, nell'approfondimento che faranno i miei colleghi, sarà anche esposta. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni affinché questa amministrazione stacchi definitivamente la spina. Lo chiedono i suoi stessi sostenitori all'interno della configurazione politica, lo chiedono quegli stessi cittadini che gli avevano consegnato una larga maggioranza. Noi siamo appunto qui per ribadire, e lo dico, lo ripeto nuovamente, a questa amministrazione di consegnare le dimissioni, di liberare la città da questa continua agonia. Voglio soltanto fare un piccolo riferimento a quello che è accaduto e alle dimissioni dell'ex consigliere di 5 Stelle. Ovviamente, come loro hanno un loro codice etico, un loro codice di comportamento, io ritengo che anche questa opposizione si debba fare carico e debba onorare nei confronti dei cittadini quell'impegno che si è preso e si prenderà con la città. L'ex consigliere comunale, per quanto di fatto, l'ex consigliere dei 5 Stelle, per quanto di fatto entrerà a far parte del gruppo di opposizione, sappia sin da subito che non condividerà nulla di politicamente con questa opposizione, che ha progetti e traguardi ben diversi dai suoi, i suoi che l'hanno portato a tradire
il suo stesso movimento. Sensazioni, perché ci tengo, è doveroso farle. Ovviamente questa conferenza stampa, come diceva il collega Tripoli, è stata convocata in fretta e furia, tant'è che non è stata neanche pubblicizzata. Gli amici che sono qua o chi si interessa di politica lo ha fatto spontaneamente, non ricevendo nessun invito, quindi grazie alla stampa, perché in meno di 24 ore che abbiamo invitato e siete qua. E poi rivolgo i saluti anche dei consiglieri Pasqua, Tripolato, Benedettano e Manca, Aviello, che per motivi di lavoro, vista proprio l'urgenza, non possono essere con noi. Detto questo, voglio aprire il mio breve intervento con una battuta. Ma volevamo che la gogna del direttorio non cadesse anche su Augusta? Non penso che era una cosa battibile. Anche ad Augusta è caduta la gogna del direttorio. Da Napoleone ad oggi abbiamo il direttorio, quindi anche ad Augusta c'è il direttorio che ha deciso le sorti di qualcosa. A parte la battuta che lascia veramente la mano in bocca, perché in democrazia vedo poco in questi atteggiamenti, ma in casa degli altri non ci voglio entrare. E due riflessioni voglio fare, perché voi vedete chi fa politica, e forse ancora qualcuno non ha capito che fa politica, chi fa politica deve fare riflessioni da politico. E due sono chiare e lampanti oggi, dopo quello che è accaduto. Una riflessione politica e una riflessione politica amministrativa. La riflessione politica è che è caduto il patto con gli elettori. L'amministrazione attuale ha tradito il patto con gli elettori. Quindi, quando si tradisce il patto con gli elettori, c'è solo una via. Oggi noi chiediamo al sindaco Di Pietro di rassegnare le dimissioni immediatamente, senza perdere tempo, senza aprire discussioni, senza chiedere ripensamenti, senza fare telefonate lei o gli onorevoli di turno, a chi che sia, perché il patto con gli elettori è stato tradito. Ma questa è solo l'ultima goccia che evidenzia questo tradimento. Perché vi faccio notare, vi spiego perché è stato tradito politicamente il patto con gli elettori, poi parliamo di un altro tradimento. Politicamente il patto con gli elettori è stato tradito perché dal 16 giugno 2015, oggi 12 giugno se non sbaglio, 11 giugno 2016, meno di un anno quindi dal suo insediamento di questa amministrazione ha visto cadere i capisaldi di presentazione alla città. E guardate, le motivazioni non contano, ma dal Presidente del Consiglio, al Vice Sindaco, alle dimissioni fatte ritirare ad un altro assessore, oggi a quello che è il marchio top, come si può suol dire in altri ambiti, il marchio lo mette il Movimento 5 Stelle stesso, uno che ha fondato il Movimento 5 Stelle, che ci ha messo la faccia veramente, a differenza di tanti altri che sono saliti nella carrozza vincente, ma mette il marchio del fallimento politico e del tradimento con gli elettori. Questo marchio chiude il capitolo, si torni subito a votare. Pagina chiusa, tradimento con gli elettori, non ci sono dubbi. Tradimento con gli elettori fatto ovviamente con la complicità di persone non di Augusta, perché poi se andiamo a vedere bene l'amministrazione attuale andiamo a capire bene chi sono le persone che conoscono la nostra città, perché per amministrare non basta solamente l'onestà, la trasparenza, ma bisogna conoscere la città, bisogna amarla, bisogna viverla, non bisogna avere conflitti con quello che si è chiamati a fare. E in questa amministrazione ce ne sono parecchi conflitti e persone che non conoscono i vincoli della nostra città. Quindi il primo passaggio per cui noi richiediamo le dimissioni immediate è il fallimento e il tradimento del patto con gli elettori. Dimissioni immediate, questa è politica. Ma poi c'è ancora più grave, e direi che è il sigillo di tutta questa vicenda, è il tradimento amministrativo. E guardate che il tradimento amministrativo
non lo dice più, non lo dicono più i 12 consiglieri comunali che sono dei pazzi, che sono quelli che devono dire così, che sono contro a prescindere. Non lo dice più il cittadino che ha votato per loro, o la cittadinanza in generale, ma perché il cittadino non è più contento, perché il cittadino si lamenta sempre, eccetera, eccetera. Il sigillo viene messo in una nota firmata Movimento 5 Stelle. Il sigillo del fallimento amministrativo è certificato, come diceva il consigliere Tripoli, quindi il sigillo viene messo dal Movimento 5 Stelle stesso dopo il tradimento con gli elettori di seconda natura, ancora più importante se vogliamo di quello politico, perché poi il programma elettorale e il patto con gli elettori viene fatto sui dati amministrativi e sulle proposte e sui fatti che si vogliono fare. Il fallimento politico amministrativo in questo caso prevede, a bocca del Movimento 5 Stelle, ma ormai è sulla bocca di tutta la città, il fallimento di un'amministrazione che in tema di ospedale, in tema di impianti sportivi, in tema di, no, di nomine all'Opera Pia, in tema di sciortini e quindi di culture, in tema di impiantistica sportiva. Questi sono fatti, e tanti altri se ne possono aggiungere, questi sono fatti certificati dal Movimento 5 Stelle stesso. Cioè il Movimento 5 Stelle, per bocca di un suo portavoce, certifica che questa amministrazione ha tradito il patto con gli elettori presentato nel 2015 in campagna elettorale, perché in un anno non ha mosso un dito su nessuno dei temi importanti che riguardano la città. Ne ho citati alcuni perché sono quelli nella nota trasmessa alla stampa e alla città da parte del consigliere. Detto questo, non è importante il perché, il per come e le modalità. Il dato importante, chiudo, è uno. Oggi, da un punto di vista politico e da un punto di vista amministrativo, è stato messo il sigillo e la parola fine alla amministrazione di Pietro, se volete all'amministrazione 5 Stelle. Se questi signori amano veramente la città, anziché nascondersi nelle tutele del direttorio, anziché nascondersi in questi metodi autoritari, anziché continuare a vivere questo giro di ruota, anziché continuare a pensare di poter risolvere ogni problema come loro ritengono, abbiano il coraggio di fare un atto dovuto e amorevole nei confronti della città. Riconoscano che magari non erano pronti, magari lo saranno il prossimo giro, speriamo di no, ma non erano pronti a gestire la politica cittadina, a gestire Palazzo di Città, ad amministrare la città. Ridando, devono avere il coraggio di ridare la parola ai cittadini. Poi magari le cose della vita non si possono sapere mai, ma l'unico atto di amore che oggi l'amministrazione, il sindaco può fare è quello di rassegnare immediatamente le dimissioni, perché il patto con gli elettori è stato tradito sotto ogni punto di vista. Grazie. Intervenuto intanto, io non avrei mai immaginato che il consigliere del settimana potesse riunirsi un sabato mattina qui, 12 consiglieri tra i presenti erano presenti, perché il Nilo è un fiume in piena, e io di questo voglio trattare per un attimo il dato umano della questione, oltre all'evidente dato politico. È vero, sì. Allora, il consigliere che ha inteso abbandonare il gruppo consigliare e a breve, ci hanno spiegato, sarà espulso anche dal movimento, è un signore che è un attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle in realtà non perde soltanto un consigliere comunale, cosa che può essere anche assolutamente normale nell'ambito di una dialettica politica in lungo periodo, l'abbiamo visto tante volte. Il problema è che il consigliere che ha dato il Movimento 5 Stelle è tra coloro che ha fondato il Movimento 5 Stelle della Giusta. Perché se da un lato come dire, il fatto di perdere una comunità all'interno di un gruppo consigliare
potrebbe avere un significato più evidentemente come politico. Nel caso che ci riguarda si tratta di questo. Mi verrebbe da dire un po' che 17 consiglieri comunali sono ancora un buon numero per assicurare la governabilità da giusta, se casomai la governabilità si assicura soltanto con i numeri. Abbiamo più volte ribadito a loro, il Consiglio Comunale, che il Movimento 5 Stelle difende proprio questo, loro hanno la, come dire, la forza dei numeri, la maggioranza numerica, non hanno mai avuto la maggioranza politica di questa città. E probabilmente questa poi è anche la distorsione vera di quello che succede in città. Ora, devo riconoscere al consigliere Settimani, devo dire, e quello fa chi tra l'altro è stato abbastanza duro con lui, ma onore delle armi, perché chi come il consigliere Settimani pensa di abbandonare la maggioranza per andare nelle file dell'opposizione è certo che lo fa per un atto di lealtà, perché non si può immaginare che un consigliere che dalla maggioranza passi all'opposizione lo possa fare per secondi fini, perché qua c'è soltanto, come dire, da stare nelle barricate, da fare in qualche modo atti e lavoro di contrasto leale, politico, giusto, contro quello che di male succede, come dire, nella gestione della nostra città, e di male, devo dire, è stato fatto tanto. Ma su questo il consigliere che ha deciso di passare per l'opposizione, il tempo ci dirà se lui, come dire, il suo comportamento leale lo garantirà nel tempo. Detto questo, abbandonando il dato umano della questione, passiamo alla parte politica, che è quella che più ci interessa. Ora, non c'è dubbio che i temi che ha trattato e che sono stati posti alla base dell'abbandono del consigliere del Movimento 5 Stelle, di fatto sono temi che dichiarano il fallimento di questa amministrazione. E certo che non stiamo venendo a spiegare a noi che per l'ospedale non si sono mossi bene, abbiamo perso il reparto di pediatria come se nulla fosse, quello che ho avuto di tanto su questa cosa qui. L'impiantistica sportiva all'anno zero, andate a vedere tutte le nostre interrogazioni, le nostre mozioni che abbiamo fatto sul tema. E sul faro, e che cos'è sul faro? È un anno che facciamo le battaglie sul parcheggio del faro, ancora sarà domani, forse ve lo di nuovo, questo è anche fortunato, domani ve lo di nuovo, però certo non può piovere tutta l'estate. Ma in realtà domani piove, forse piove anche oggi, per loro anche se ci sta il sole. E molti cittadini credo che oggi rivolgono il loro voto indietro. Oggi molti cittadini rivolgono il loro voto indietro. Perché tutto quello che è stato posto a fondamento anche della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, l'onestà, la trasparenza, quindi sacri principi condivisibili del Movimento 5 Stelle, nessuno mai ha pensato di allontanarsi da questi principi, sono stati di fatto disattesi da chi ad Augusta ha rappresentato e rappresenta questo movimento. Qualcuno ha riposto nel cassetto questi principi. Guardate, io oggi, sì, il Nilo è un fiume in piena, ma io credo che il livello dell'acqua non scenderà facilmente. Stamattina, girando un po' per i social, ho preso un appunto, un commento, che adesso vi voglio leggere, che il consiglio Settimani ha fatto, che è di una gravità inaudita. Io lo voglio leggere. Buongiorno cittadini augustani. Voglio rassicurare chi mi ha votato per la persona onesta e trasparente che sono, dopo gli attacchi subiti dal gruppo Movimento 5 Stelle per infangare la mia persona, gli stessi che in campagna elettorale gridavano onestà e trasparenza. Bene precisare che io non ho commesso nessun reato, anzi, per onestà e trasparenza ho denunciato gravi irregolarità all'interno della mia amministrazione. Tutto documentato. Siamo al paradosso più totale. Il Movimento 5 Stelle Augusta chiede le dimissioni di un consigliere comunale perché ha segnalato delle irregolarità alla Procura della Repubblica. Nei prossimi giorni sarete aggiornati della mia massima trasparenza e onestà. Tutto documentato. Grazie per i tantissimi messaggi di stima che sto ricevendo in questo momento così difficile da quelle persone che credono in me, nel mio grado, eccetera. Allora, voi capite che parole di questo peso e di questa portata farebbero ricadere altro che un governo cittadino, altro che un governo cittadino. Allora, per quello che mi riguarda, ma è stata un'opinione di tutti, sebbene vi dico anche la verità, neanche condivisa prima fra i colleghi dell'opposizione, ma poi siamo andati tutti a parare. Io utilizzo le parole del consigliere
consigliere Settimani, eletto a lista 5 Stelle, per chiedere al sindaco le dimissioni. Si vada subito a nuove elezioni. Questa amministrazione non può più governare questa città. Attendiamo intanto chiarimenti immediati per le parole che il consigliere Settimani ha inteso dire con questo comunicato che ho poc'anzi letto, e se non ci sia, se non ci sarà una chiarezza assoluta rispetto alle vicende chiamate dal consigliere Settimani, immediatamente il sindaco rassegni le sue dimissioni. Mi sento di aver detto abbastanza e continuiamo a ringraziarvi della vostra presenza. Credo che a breve, visto le nuove notizie che arrivano, non escludiamo di rivederci in altra sede.